Tra le meravigliose invenzioni tecniche che soprattutto nel nostro tempo l'ingegno umano è riuscito con l'aiuto di Dio a trarre dal creato, la Chiesa accoglie e segue con particolare sollecitudine quelle che più direttamente riguardano le facoltà spirituali dell'uomo e che hanno offerto nuove possibilità di comunicare con massima facilità ogni sorta di notizie, idee, insegnamenti. Inizia così il decreto intitolato Inter Mirifica del Concilio Vaticano II sugli strumenti di comunicazione sociale, promulgato da Paolo VI il 4 dicembre 1963. Frutto dello spirito di aggiornamento che guidò fin dall'inizio i lavori conciliari, il decreto recentemente è stato oggetto di un convegno tenutosi presso la Pontificia Università Lateranense per celebrarne i 50 anni dalla promulgazione, ripercorrendone la storia dalla prima stesura del testo fino alla votazione. Un tema, quello dei media, mai affrontato fino ad allora in un concilio e anche per questo il documento, già durante la fase preparatoria, incontrò numerose difficoltà. Ce ne parla Philippe Chenot, direttore del Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II. Ha avuto un iter piuttosto travagliato, tormentato, perché all'inizio si pensava di fare una Costituzione e alla fine è venuto fuori un decreto che è stato anche tra l'altro drasticamente ridotto, perché all'inizio venivano previsti più di 100 articoli e il decreto come oggi si compone solo di 24 articoli. Ma se guardiamo ad esempio, torniamo alla fase di preparazione del concilio, vediamo che in realtà pochi vescovi hanno fatto suggerimenti per trattare questo tema, 18 solo su più di 2000 vescovi chiedevano che il concilio si interessasse di questa questione. Pur avendo riscosso il più alto numero di voti a sfavore tra i documenti conciliari, i no furono 164, l'Inter Mirifica segnò comunque un punto di svolta nei rapporti tra la Chiesa e i media, sempre di più parte integrante della moderna azione apostolica. Il decreto riconosce l'importanza dei mezzi di comunicazione per l'informazione, riconosce che sono degli strumenti importanti per la diffusione del regno di Dio, dunque la finalità rimane una finalità apostolica in questo senso, dunque si riconosce e si afferma con grande forza il diritto all'informazione e la necessità di sviluppare, anzi per la Chiesa, di usare, utilizzare questi nuovi mezzi di comunicazione sociale. C'è l'idea della retta stampa, della stampa onesta, come si dice, che deve essere al servizio della verità e del bene comune.